Bella lì raga, sono bentornati in questo nuovo episodio. Siamo Tu, sempre ascolta. su The Westerner. Smettila di seguirmi ovunque. Non sto seguendo nessuno, straniero. In paese. Se vi siete persi gli episodi precedenti, andateveli a rivedere perché voglio che capiate tutta la storia, perché non sono io che sto giocando, siamo tutti noi raga. Il saloon. Andiamo al saloon, dai. Ah, che bello, che carino il saloon. Parliamo col barista. Vabbè. Si può andare di sopra, andiamo di sopra, proviamo. Dove credi di andare, amico? Volevo solo dare un'occhiata in giro. No, non ci Ci sono lascio. solo tre stanze di sopra e tutte occupate. Ma se vuoi farti un bagno? E Bene, facciamoci un mi farò un bagno. bagno, sì. Sono $3, pagati in anticipo. Ma sì, crepi l'avarizia. D'accordo, ecco $3. Ecco la chiave del bagno. Quando ha finito può lasciarla nella serratura. Grazie. E possiamo andare di sopra, perfetto. Andiamo su in bagno a vedere cosa c'è. Andiamo a farci un bel bagno, dai. Andiamo qua a sta porta. Chiusa. È chiusa a Vediamo se chiave. questo è il bagno, perché non scrivono toilet. Ah, questo è il bagno, perfetto. Qua c'è la vasca. Prendi il sapone. Bella, ci abbiamo il sapone, vediamo cos'altro c'è da prendere. Fiammiferi. Prendiamo pure i fiammiferi. Perfetto, c'è altro, vediamo. No. Non credo, no, non c'è niente indicato, quindi possiamo uscire. Io quasi quasi, raga, vado a vedermi le altre stanze, però quali sono aperte. Andiamoci a vedere le altre stanze, dai. Un cliente. Ah, un dottore. Prego, prego, avanti. È Grazie, ma io sto bene. ovvio, giovanotto. Si vede che sei un duro. Devi avere una vista molto buona. E penso che tu sia piuttosto forte. È un dottore Abbastanza. sicuro Ad perché ogni modo, forte ubriaco. abbastanza da estrarre un dente. Per cavare un dente. Hai capito bene, mio giovane amico, estrarre un dente. Ma io... Avremo bisogno di alcuni attrezzi per l'estrazione e Ah. di un buon sedativo per il dolore. Ascolti un momento. Cosa c'è? Vi taglio solo le conversazioni interessanti. Chi ha bisogno di farsi estrarre un dente? Al tuo servizio, giovanotto. Lei. È doloroso e non posso tirarlo fuori da solo. Cosa serve per estrarre un dente? Hai solo bisogno di un buon paio di pinze. E, molto importante, un buon whisky per lenire il dolore. Se è possibile, un triplo X. Un ritratto sulla scrivania. È per questo ritratto che ha sulla scrivania. Lo hai riconosciuto, vero? Certamente. Il mio primo paziente come medico è stato Jesse. Jesse Jesse James? James. Jesse Woodson James, per l'esattezza. Raga, Era che un culo. ragazzo allora. Aveva un braccio rotto. Ma che culo, abbiamo già Potrebbe trovato darmi il Jesse ritratto di James. Jesse James? Temo che non sia possibile. Jesse me lo dedicò personalmente. Per favore. No. E dai. Per favore. Per Nemmeno per favore. idea. Il ritratto in cambio dell'estrazione del dente. Mio giovane amico. Tu sei un ricattatore! Prendere o lasciare? Lo prendo, lo prendo! Così ci siamo. Ricattatore! Ok, ragazzi. Vediamo i cassetti. No, niente, non si possono aprire. Andiamo nell'altra stanza. Qua? Ah, vabbè. Non penso proprio. Sono d'accordo. Contento tu. Va bene. Andiamo qua, diploma. Bello. Una valigetta da dottore, vediamo se la lascia. Perfetto. Vediamo nel baule. Vabbè. Ci rivediamo quando ho finito di depistare un po' qua. Bella. Ok, raga, eccoci tornati. Ora dobbiamo andare a prendere
Il whisky per il dottore e le pinze. Vediamo se c'è un emporio in sto paese, però dovrebbe esserci. Ah no, il whisky potrebbe essere. Salute, straniero! Buongiorno. Il barista. Vediamo. Ecco. Hai del whisky di marca Triple X? Certo, sì. Liscio o con soda? Quanto è per l'intera bottiglia? E per Doc? Giusto. $12. $12, ammazza. Dovrei rapinare una banca prima. Aspetta, prima andiamo all'emporio a prendere le pinze. Poi vediamo, cioè, vediamo se c'è un emporio. Magari c'hanno anche il Triple X. Quindi proviamo ad andare di là. Banca. Qua, cos'è? Jackson Store. Perfetto. È lui, lo store. Andiamo a comprare un po' di cose. Vabbè, ci rivediamo quando ho fatto compere. Vediamo. Whisky di marca Triple X. Cioè, avete whisky di marca Triple X? Sì, certamente. È in offerta. $7 a bottiglia. Oh, visto che mi è istinto da comprare. D'accordo, me ne dia una. Mi ha fatto risparmiare $5, visto? Ecco a lei! Ma qua, cosa c'è in sta stanza? Sta porta. Ascolti, signore! Si paga un ingresso di $5 per entrare là dentro. Che c'è qui dentro? È il reparto vestiti, tutto in offerta. Di seconda mano, ma in buone condizioni. Per $5 può prendere tutto ciò che le pare. Qualunque cosa. Tutto. Andiamo a prenderci i vestiti. No. Non ho abbastanza denaro. Mi dispiace. No. Però ho visto qua che c'è qualcosa. Pinze, compra pinze. Ascolti, signore. Sono Perfetto. Subito da lei. Ho trovato le pinze. Quanto costano le pinze? $2. $2. D'accordo, vai. Ecco i soldi. Prese. Ci serva pure. Perfetto. Possiamo tornare al saloon. Al nostro dottore. Ed eccoci qua. Stiamo andando nella stanza. Sbaglierò questa quella del dottore. Ah, oh, eccolo. Parla con Doc. Mi scusi, dottore? Sì? Cos'era? No? Possiamo procedere. Possiamo procedere con l'operazione. Via. Ho il whisky XXX e le pinze. Strappiamo okay. Sto dente, dai. Sì, teniamoci anche il dente. Prendiamo il ritratto. Perfetto. Possiamo andare ora che abbiamo il ritratto. Siamo a posto. Che ora si è fatta. Raga. Direi che... Aspettate che esco. Perfetto, usciamo. Ok raga, direi che il gameplay può finire qua. Mettete mi piace, iscrivetevi, commentate. E bella, spero vi sia piaciuto anche questo episodio. Non perdetevi il prossimo. A domani. Bella.